Cartoonmix 2011, incontriamo il grande Massimiliano Frezzato, intervista con un artista straordinario, conosciuto in Italia e all'estero, e quindi non poteva che essere straordinaria anche l'intervista. Infatti Massimiliano, mannaggia la miseria, oggi è afono. E quindi parleremo con lui attraverso una medium che si è presentata come Silvia, non so se si chiami veramente così. In realtà Silvio. E tieni vicino al microfono, se no sei al pari di Massimiliano afono. Allora Massimiliano, innanzitutto tu sei qua in questo bellissimo stand, sei l'autore della locandina della rassegna cinematografica Horror and Motion collegata a Cartoonmix 2011, locandina in cui hai riversato tutta la tua passione per il cinema, il fumetto, l'arte in generale. A cosa ti sei ispirato per realizzare questa locandina? In realtà l'ispirazione mi è uscita una mattina che sono uscito di casa, sono andato nel mio boschetto che è davanti a casa dove c'era l'uccellino, mi sono seduto su un pietrone e mi si sono presentati tutti i miei mostriciattoli di quando ero ragazzino con cui ci giocavo e mi hanno dato questa ispirazione qua dicendo ma perché non faccio un qualcosa di importante, no? Metterli tutti insieme per una locandina che potrebbe funzionare sia per una mostra sia per una locandina per un film, e quindi mi sono divertito tra l'altro anche a farla, proprio veramente. Sembra di capire che la medium sta trasmettendo perfettamente quello che volevi dire. Ok, senti, in questa edizione di Cartoonmix è stato anche un premio particolare riservato a un'iniziativa che tu hai fatto, per una serie di illustrazioni a scopo pubblicitario, che addirittura, ripeto, sono valse un premio all'iniziativa. Come è nata questa cosa? Ma in realtà Cerruti è stato un po' più difficile la nascita del progetto, perché non è che mi trovavo molto pronto a fare un lavoro di pubblicità, perché in realtà io sono un fumettista e quindi perché fare pubblicità? Sono un fumettista. Poi per fortuna l'azienda è riuscita a darmi la possibilità di fare questo veramente volevo, e quindi da lì è nato il progetto e la collaborazione con Cerruti che ci ha portato a fare un bel prodotto valido e simpatico. Benissimo. Allora, come abbiamo detto, è uno stand interamente riservato a te e alla tua opera. Tu sei un artista che da sempre è molto portato al contatto col pubblico e i tuoi fan, i tuoi lettori ti amano anche per questo. Oltre alle tue opere più conosciute, I custodi del Mase, che è la serie che ti ha lanciato in tutto il mondo, Bagatelle, che anche questo libro ben conosciuto, questo Tour de France, cui racconti le tue esperienze oltre confine. Però dai, soffermiamoci un attimo su questo. Questo perché? Dunque, l'anno scorso tu a Cartoonmix 2010 presentavi la tua versione illustrata del Pinocchio classico collodiano. Quest'anno c'è questo, Ero Pinocchio. Vuoi raccontare che cos'è, come ti è venuta l'idea? Ma mi fa molto piacere questa domanda, perché il Ero Pinocchio lo dice la stessa la parola, Ero Pinocchio, cioè praticamente alla fine ho deciso che non volevo fare il bravo bambino, ma rimanere un burattino cattivo pure, anche un po' stronzetto. E quindi sono riuscito a ricreare la continuazione del Pinocchio non visto come poteva essere quello di Collodi o i lavori che avevo fatto prima. E ci sono dei personaggi, sono gli stessi personaggi, ma con dei ruoli ben definiti. Per dirne uno, Lucignolo gira con un MV Augusta, quindi strettamente italiano il prodotto, Pinocchio con un Apino, Mangiafuoco con una 500 vecchia. E quindi e poi il resto secondo me dovreste prenderlo, leggerlo, perché è un bel fumetto, merita. Senz'altro, se rimane qualche copia, perché vedo che c'è già la fila al tuo stand. Senti, ma l'autoproduzione cos'è? Un pezzo, una scelta, una così? Ma devo dire che è una scelta. È una scelta, ma proprio perché per stare un po' fuori dai binari che ci obbliga un po'. Dobbiamo essere per forza prodotti o stare dietro a delle regole,
Allora, se tu sei autoprodotto, è vero, hai dei costi maggiori, perché te lo fai tu, però la soddisfazione di fare un prodotto tuo, proprio che lo fai dall'A alla Z, ti porta anche a crescere come artista e lavorare su più campi. Benissimo. Grazie a Massimiliano ancora una volta, grazie alla Medium Small, no, Medium, come taglia se Medium anche come taglia, grazie per la chiacchierata, non posso dire grazie per aver fatto sentire la tua voce, siete fan, sarà per una prossima occasione. Buon Cartoomix! Grazie a voi.